Gerard Sago. Good morning, Gerard. How are you? Was I good at the pronunciation of your name and surname, please? Abbiamo forse delle difficoltà con il video del collegamento, non so nemmeno se Gerard riesce a sentirci in questo momento. Potremmo avere delle difficoltà, vediamo se mi sta scrivendo in questo momento, infatti lo vedete in questo momento, mi sta scrivendo, se lo ascolto evidentemente no, non riesco. I cannot hear you, let's try to, facciamo di nuovo una nuova call, facciamo una nuova call Emanuele, magari andiamo a staccare questo collegamento, ci riproviamo con il prossimo, altrimenti se proprio non dovessimo riuscirci facciamo una telefonata semplice in modo da almeno riuscire a sentire Gerard. Tu mi chiederai chi è Gerard, me lo vuoi chiedere o lo sai già? Te lo chiedo. C'era scritto su scaletta, fai finta che non lo sai. Finta che non lo so. E la gente Vincenzo, chi è Gerard? È l'agente di Pape Diop 1. Vediamo. Hello Gerard, how are you? Good morning, I'm good. You? Good morning, it's a pleasure to hear you now. Sorry for my pronunciation. Is it Sago, your surname, right? Sago. Sego, sorry, I'm really, really sorry. I hope I will not make a mistake again. Sego, Gerard Sego, agent of Pape Diop. We are speaking about Pape Diop because he is one of the most impressive player, young player around Europe, and we would like to know more about him. So, please, Gerard, tell us about this young but impressive player. Okay, well, first and foremost, it's a pleasure to meet you guys. And look, so getting on to Pape Diop, I can only describe the boy as very charismatic, tough, committed, and very young man. Still a very young player, 19 years old, but he has big shoulders and he has big ambitions. And the boy has a fantastic mentality. That's what I can say. Let us translate what are you saying for the people that doesn't speak English. Gli abbiamo chiesto di spiegarci, raccontarci un po' di questo calciatore che è davvero molto giovane. Noi perché ne stiamo parlando? Perché è stato accostato in tempi non sospetti al Napoli e quindi volevamo saperne di più. Gli abbiamo chiesto di descriverlo, ha detto è un centrocampista ruvido, è uno di quelli duri, tough, è proprio quella la traduzione, nonostante sia molto giovane ha grande livello di ambizione, è un classe 2003, quindi non ha nemmeno 20 anni, visto che compie gli anni il 4 di settembre. Quest'anno si è districato più che altro con le formazioni giovanili, salvo poi fare anche l'esordio nel massimo campionato belga. Ad oggi si ritrova a giocare con lo Sulte Faregem. Gerard, can you describe to us his background? Because he's still young, so I think that you know him since a lot of time. Describe us his history. Sorry, the connection is not the best. Could you repeat that, please? Yeah, please. If you can tell us something about his historical background, something about his history. I think that even if he's young, you know him very well. Of course. So, look, he comes from a very hard-working family. He comes from Senegal, in Dakar, but he comes from a very hard-working family, fantastic parents, and very disciplined background.
He is obviously formed in Jambaz Academy, as you probably know. But if you don't know, it's one of the biggest academies in Senegal. The age of 12 years old, and he's been from there. Yeah, he's been educated. He's been learning his football in school there. As a young man, this is most of his education from. So this is what I can say in terms of his background. Chiaramente, essendo molto giovane, se si parla di quella che è la sua storia, non si può che far riferimento a quello che è il suo background in Senegal. Arriva da una delle migliori academy in Senegal ed è lì che si è andato a districare in quello che è chiaramente un contesto familiare. Ce l'ha descritto comunque come molto attento a quello che è stato il suo percorso di crescita. How about his impact with the European football? How about I don't know, the feelings when he came here in Europe? Did he like the European football? No, mi sa che abbiamo purtroppo dei problemi con il collegamento. Si è frizzato, Emanuele, vogliamo provare. You, Hugo, in the academy, he followed the Euro very well, very attentively, and the training structure in Senegal, in the academy, they are formed so that when they arrive in Europe, they adapt very quickly and very efficiently. Okay. Generally, in the academy, they're mostly taught to they're pushed to speak multiple languages. So, for example, there's some boys that speak Spanish, Italian, German, and English, and this is not normal. Okay, but in the academy, this is what they push onto the young boys. They teach them other languages. So when they do make that transfer to Europe, they have the adaptability ready. Ci ha spiegato che in Senegal, in accademia, alla fine utilizzavano un metodo che viene mutuato molto da quelle che sono le scuole europee. Quindi quando si è trattato di trasferirsi, nonostante chiaramente ci fosse un contesto diverso, persone che parlano inglese, altre francese, altre spagnolo, anche magari in italiano, grazie a questo metodo che è stato replicato anche in Senegal, allora poi è riuscito a trovare anche un certo adattamento rapido a quello che è il calcio europeo. Non so se hai una curiosità anche tu, così io magari la vado a tradurre. Se ha rapporti con Victor, con Osimhen. Se conosci Osimhen, se hai magari avuto modo di parlare di Napoli proprio con lui. The question from Ciro at my side is if you have ever met Victor Osimhen, which is one of the best star here in Naples, in Italy. We have mutual friends. However, we do have mutual friends. We know his agents, etc. But I haven't personally met him yet. No. But we do have mutual colleagues here. But how about make Pape Diop playing in the same team with Victor Osimhen? Is this an idea that would be nice for you? Of course, it's a dangerous combination. Let's just say that, you know. Mm-hmm. I mean, that combination alone could be similar to Kevin De Bruyne and Erling Haaland at Manchester City, you know. But we never know what the future holds. We never know what the future will bring to the table, you know, because at the moment, Pap has quite a lot of offers at the moment, a lot of interest more than offers. But playing with Osimhen will be fantastic. Osimhen is a great player, fantastic example for young African players. So if that ever comes to life, that would be fantastic for sure.
Vediamo di tradurre nel dettaglio perché è molto interessante. Ciro gli ha chiesto se conosce Victor Osimhen, ha detto abbiamo degli amici in comune, chiaramente conosco gli agenti, non ho avuto ancora il piacere di incrociare il suo cammino, ho aggiunto io, certo però che bello sarebbe far sì che Pape Diop riesca a giocare con Victor, ha detto sarebbe una combinazione splendida avere in squadra entrambi, Napoli, grande piazza, non si sa cosa riserva il futuro. Ovviamente sarebbe una soluzione, diciamo così, una prospettiva più che gradita. I was asking this to you, Gerard, because we know that Napoli too saw Pape Diop. We know that the club too saw what he is doing, even if he's young. That's why now I'm asking if you spoke maybe with Napoli in the past or with other people about a Napoli chance, a Napoli possibility. No, we haven't spoken to Napoli yet. We have heard a few rumors about the executives in Napoli maybe mentioning his name, but any direct contact, nothing yet, no. Ok, ha detto l'abbiamo letta anche noi, chiaramente dal punto di vista dei giornali, ma non ci sono stati fino a questo momento dei contatti diretti. Resta quindi chiaramente però molto importante l'apertura a quello che sarebbe un trasferimento per quello che è comunque un giovane calciatore. Ci sono altre domande? Ne ho io una in diciamo in sintesi. Gerard, if we try to compare Pape Diop with another player in the history of football, which one would you choose? Look, I can only compare him to a 19-year-old. Mm-hmm. What I can compare him to is a 19-year-old Paul Pogba. Paul Pogba, a 19-year-old Paul mm-hmm. Pogba. Ah, Paul Pogba, okay. Because when you look at when Pogba moved from Manchester United to Juventus at 19, the charisma of Pogba, the big personality, the whole image of Paul Pogba, this is what I believe, and we believe Pogba he has, you know? He's very, very young. He's a superstar already in his country. Mm-hmm. But he has big personality, you know. When you see him on the football pitch, you see that there is a player who is dominating the central midfield. He dominates the game, you know. And like I said, I compare him to a 19-year-old Pogba. He's very ambitious. He wants to be one of the best players in the world, this boy. And he will be if he continues working. And he has a very, very determined mindset and tunnel vision, you know. So I can only compare him to Pogba. To answer your question. Dice Gerard, dobbiamo fare innanzitutto un paragone con qualcuno all'età di 19 anni. Se devo scegliere un 19enne con cui andarlo a confrontare all'epoca, scelgo il 19enne Pogba, quello che si trasferì, nome piccolo, insomma, certo. Dice che all'epoca grande forza prorompente, grande voglia di dominare al centro del campo, grande attitudine a quella che è una capacità di concentrazione fuori dal comune. Ecco perché ha deciso di paragonarlo al giovane centrocampista francese quando aveva chiaramente 19 anni. So, thank you so much. Thanks to Gerard Sego for staying today with us. We hope to hear news from you again because Pape is a really impressive player. Sure. Thank you so much and have a lovely day. Thank you for your time. Thanks to you. And have a nice day. Ringraziamo la gente di